essere qui finalmente, anche con noi abbiamo più volte pensato di fare delle cose sui temi di cui ci occupiamo, insomma la prima volta è un'occasione particolarmente lieta e interessante. E, diciamo, sul tema dei carnevali, io ne occupo per l'ANCI perché diciamo, i carnevali sono una delle forme diciamo, della tradizione performata, possiamo dire, più forte e più importante che ci sono in Italia, anche con la più grande capacità di attrazione, come voi sapete bene, a Ponte Corvo, ma poi ci sono esempi anche nei grandi carnevali di Venezia, cioè anche altri, anche al sud, eccetera. E però hanno anche la caratteristica di avere appunto questi momenti molto grandi, questi luoghi dove c'è grande clamore, ma anche di essere molto diffusi sul territorio, perché sostanzialmente tra i carnevali che hanno fortissime radici storiche e i carnevali più fatti di sfilate, di carri, che sono più moderni, tra virgolette, l'Italia ne è veramente piena, quindi è una componente del patrimonio, tra virgolette, nazionale molto diffusa e particolarmente importante. Questa importanza dei carnevali è stata anche riconosciuta ultimamente perché, diciamo, si può anche discutere il come, ma insomma è stata riconosciuta perché all'interno della riforma dello spettacolo dal vivo, della legge sullo spettacolo dal vivo che è stata fatta alla fine della scorsa legislatura, all'interno delle manifestazioni di spettacolo dal vivo riconosciute dallo Stato, sono rientrati anche i carnevali storici. Poi se carnevali si possono definire spettacolo e anche le evocazioni storiche che sono entrate assieme ai carnevali si possono definire, diciamo, spettacolo dal vivo, se ne può discutere, però sicuramente questo è un aspetto importante perché la legge prevede non solo il riconoscimento, che magari non c'era nemmeno bisogno, ma anche comincia ad attivare delle forme di sostegno, che vuol dire finanziamenti, per cui è stato attivato un bando, un primo bando rivolto ai carnevali storici con 2 milioni di euro a disposizione, che è stato un finanziamento triennale tra l'altro, e che è stato bandito 2 anni fa da una commissione presso il Ministero dei Beni Culturali di cui faccio parte per l'ANCI, e questa commissione ha selezionato 26 carnevali molto significativi. Alcuni abbiamo costruito un modello di identificazione dei carnevali che non guardasse soltanto al clamore e all'importanza in termini mediatici, ma anche alle radici storiche del carnevale, perché l'Italia ha una grande varietà di forme carnevalesche. Poi forse chi mi succede verrà dopo di me, più esperto di me dal punto di vista scientifico, lo potrà dire, ma insomma in Italia abbiamo veramente cose molto singolari che succedono all'interno di questo contenitore chiamato carnevale. Pensiamo che anche i carnevali della Sardegna succede veramente in tutto, o quegli alpini, insomma. Quindi noi abbiamo costruito un bando insieme allo Stato, delle regioni, degli enti locali, che cercasse anche di valorizzare questa dimensione storica anche di carnevali che non sono conosciutissimi, e infatti ne sono venuti fuori alcuni di questi molto interessanti. Ma questo non basta, perché poi nell'ultima legge di stabilità è stato istituito un ulteriore fondo per i carnevali, e quindi ci sarà un ulteriore bando che uscirà a breve, a cui potranno partecipare i carnevali che non sono stati conosciuti, diciamo, nel primo giro. Adesso noi abbiamo la tendenza a fare un po' i burocrati, però in un'occasione come questa penso sia anche interessante indicare delle strade concrete al di là dell'aspetto come dire storico-culturale, anche per poter costruire le cose, dei progetti di valorizzazione, perché quello di cui parliamo oggi, cioè il progetto di inserire un oggetto culturale, chiamiamolo così, fortemente connaturato al carnevale ovviamente, come la maschera di Pulcinella, all'interno della lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO dell'eccellenza, è di fatto un che cos'è? Da una parte il modo con cui si richiede un riconoscimento internazionale alla densità storico-culturale, all'importanza di questo oggetto culturale, ma ovviamente è anche un modo per, come dicono gli antropologi, patrimonializzarla, cioè diciamo, in qualche modo attivare dei processi anche
di valorizzazione intorno a questo tipo di eredità culturali, a questo tipo di patrimonio. E qui parliamo del patrimonio immateriale. Ci sono due convenzioni internazionali sostanzialmente che tutelano il patrimonio culturale, ce n'è una sul patrimonio materiale, già dei monumenti, analizzando non solo quelli fatti dall'uomo, ma anche insomma, dei monumenti anche del paesaggio, e poi c'è questa convenzione più recente che risale, se non ricordo male, al 2003, è stata poi ratificata con molta calma dall'Italia nel 2007, e questa convenzione sul patrimonio immateriale. Dove il patrimonio immateriale, attenzione, questo è il primo elemento che vi dare anche concreto, e diciamo, quello che intende, secondo me, quello che intende l'UNESCO non è soltanto la dimensione di quanto è antico un oggetto culturale, quanto è stato importante, quanti ne hanno parlato, quanto è diffuso, ma c'è molto la dimensione delle pratiche comunitarie intorno all'oggetto culturale, cioè non è solo una cosa del passato che si ricorda, ma è una cosa che è ancora viva nelle comunità. E in qualche modo il tema di una maschera che ha una parte una densità fortissima perché è molto antica, poi attiene a questo senso enigmatico della maschera carnevalesca, tra colto e popolare, piena di significati anche un po', come posso dire, non del tutto addomesticati, anche questo aspetto incontrollabile del carnevale, no? Che segnalava un tempo in cui il mondo era alla rovescia e quindi aveva un ruolo anche importante nelle comunità, quindi questo tra colto e popolare, diciamo, quindi questa la questione della maschera di Pulcinella è particolarmente interessante, ma i carnevali, come dicevamo prima, questo a Pontecorvo si sa bene, sono una cosa che viene fortemente sentita dalla comunità, che si attiva intorno alla celebrazione e alla messa in opera delle manifestazioni in cui è inserita anche attualmente la maschera di Pulcinella nelle sue tantissime varianti. Quindi questo tema dei saperi, delle pratiche è molto importante. Questo per dire che tutti vogliono entrare nella lista del patrimonio immateriale, tutti. Prima c'erano pochi, adesso sono molti, ne entrano uno l'anno per l'Italia, a meno che non ci sono strane alchimie internazionali, e c'è una fila molto lunga. Allora, voi siete partiti col piede giusto, perché diciamo, l'idea è di una, non di, una, di un oggetto che riguarda un luogo, ma di un oggetto che riguarda, innanzitutto, diciamo, almeno tutta l'Italia come cultura nazionale, però che anche è all'interno delle manifestazioni carnevalesche che sono molto diffuse. E diciamo che il tema della maschera mi pare che metta meno in gioco le pratiche rispetto alla densità storico-culturale, quindi questo va valutato, e poi lo sapranno anche chi ci sta lavorando meglio di me, diciamo, però questo aspetto è molto importante e anche enfatizzato, quindi collegare molto l'aspetto della maschera con appunto le pratiche che vengono attivate durante queste celebrazioni di ogni anno. E poi molto importante il tema della rete che si sta sviluppando, cioè attivare un processo di sostegno e di riconoscimento quanto più vasto, sia dal punto di vista della società civile, delle associazioni, della comunità, sia dal punto di vista proprio degli enti e dei comuni che poi sono il presidio fondamentale di tutto questo. Da questo punto di vista, noi ogni anno ci siamo molto, diciamo, interessati a questo genere di cose, perché l'Italia, oltre ad avere un immenso patrimonio culturale materiale, ha anche una incredibile varietà di cose che possono essere, diciamo, inserite all'interno dei ragionamenti dell'UNESCO piano patrimonio immateriale, e veramente tante, e che spesso sono patrimoni anche dell'Italia minore, dei borghi, delle aree interne, non solo delle grandi città, anzi. E quindi il tema della identificazione e valorizzazione di questi patrimoni, senza farla troppo lunga sulla mercificazione della cultura, perché la cultura serve prima di tutto per far stare bene le persone, per far sentire i vivi, per farci stare bene appunto insieme, quindi c'è questo primo aspetto. Poi c'è anche un aspetto, diciamo, che può essere giusto di valorizzazione, e quindi il fatto che questi patrimoni siano anche in territori più vasti è un aspetto molto importante per quanto riguarda l'ANCI, che rappresenta tutti i comuni. Quindi dal nostro punto di vista noi siamo completamente a disposizione per aiutare questo genere di processi, e per esempio, vi dico uno molto interessante, non molto lontano da qui, è il
tema di Cogullo, no? Quanto dista Cogullo qua? C'è tutta una serie di paesi, mi hanno spiegato, che è verso Sora, che riguarda il tema di San Domenico, e a parte il discorso dei Serpari, che specificamente di Cogullo, che tra l'altro è uno dei luoghi, come il professore sa benissimo, uno dei luoghi mitici dell'antropologia italiana, che è stato studiato da tanti, in particolare questo grande maestro Alfonso di Nola, questo libro è bellissimo, ma insomma queste zone sono zone anche molto ricche, molto interessanti, quindi diciamo, noi stiamo cercando di supportare in tutti i modi possibili questo genere di processi a livello mondiale. Quindi grazie, siamo a disposizione, auguri e in bocca al lupo e buon lavoro per tutto questo che vi ho detto. Grazie.